Il campionato di Serie A è ripreso, ma i problemi del passato sono rimasti sul tavolo. Lo stallo dei mesi estivi nel dialogo tra le parti e il via anticipato della stagione hanno fatto sì che diverse problematiche rimanessero ancora aperte ed irrisolte. L'Arechi è uno stadio che segna il passo sotto tanti aspetti, dalle vie di accesso e deflusso ai parcheggi, alla fruibilità e alla vivibilità dell'impianto, e dunque c'è bisogno di accelerare i tempi per arrivare ad una svolta. Questa mattina l'AD del Club Granata Maurizio Milan e la responsabile della comunicazione Marandria sono stati ricevuti dal prefetto. Alla riunione c'era anche l'assessore comunale Brigante con i dirigenti della Greca e Mastandrea e in un secondo momento anche il sindaco di Salerno. Incontro in prefettura e poi in questura, dove si è parlato in maniera più concreta degli aspetti legati alla sicurezza. Non si è parlato della concessione, che è il punto d'arrivo del processo iniziato nei mesi scorsi, ma si sono gettate le basi per un discorso che possa essere proficuo e costruttivo. Fra i temi più sentiti dalla tifoseria c'è l'apertura della curva nord al pubblico di casa. La Salernitana ha ribadito la volontà di allargare i confini del suo progetto sportivo e gli investimenti sostenuti in sede di mercato lo confermano. Serve però che sotto tutti i punti di vista ci sia collaborazione per poter permettere al club e alla città di compiere un ulteriore salto di qualità, ed in tal senso la questione Arechi è cruciale. Ma riunione molto proficua, devo dire che il signor prefetto ha messo attorno al tavolo tutte le istanze della città, e è stata una riunione in cui abbiamo fatto il punto sui tanti lavori e le tante priorità che ci sono da fare nello stadio e per far arrivare i cittadini in sicurezza. Devo dire che ho trovato un clima molto positivo e collaborativo da parte di tutti, comune in primis. Ci siamo dati la costruzione nelle prossime ore di un cronoprogramma di riunioni di verifica che faremo sempre con tutti i soggetti coinvolti. Quello che vi posso dire è che c'è veramente la volontà, anche perché insomma, si è messo sul tavolo il fatto che siamo di fronte a un club che sta investendo molto. L'arrivo di un ulteriore grande campione lo dimostra negli ultimi minuti in chiusura di calciomercato, come aveva evidenziato il Presidente, e quindi ci si aspetta e ci auguriamo, questo lo dico in logica anche scaramanticamente positiva, che ci sia sempre una grandissima affluenza allo stadio e un grande, diciamo, sostegno a parte dei nostri tifosi. Non abbiamo parlato di scadenze in questa sede, perché era veramente il momento di mettere attorno al tavolo, grazie a un intervento importantissimo del signor prefetto, tutte le istanze. Ci siamo appunto dati un momento di rivederci a brevissimo, e lì andremo a scadenzare quelli che saranno gli interventi, tra cui la curva nord, da fare in che tempi e quando. C'è una relazione della questura che analizzeremo con estrema attenzione, che per noi come società, ma tutti i soggetti attorno al tavolo l'hanno evidenziata, il punto numero uno di questa agenda è la garanzia nel portare le persone allo stadio, nel far arrivare, nel fare permanere, quindi c'è un tema di sicurezza e quant'altro. Quindi più che dire quando riapre la curva nord, c'è da dire finalmente, insomma, ci siamo visti post vacanze, abbiamo capito un po' come muoverci, e anche la presenza del signor sindaco ha garantito una massima attenzione del comune. Io direi su questi temi dobbiamo riaggiornarci fra qualche settimana, però c'è l'impegno di tutti, perché hanno veramente capito la portata del progetto sportivo dopo una salvezza last minute lo scorso anno, per quest'anno e per i prossimi anni.